Ciao, bentrovati su NoGrip. Oggi parleremo per il primo video tutorial di nodo, il nodo per assicurarsi nella scalata. Partiremo da l'imbrago, come si indossa un imbrago. Quindi l'imbrago è composto dalla parte inferiore, dove sono i cosciali, e la parte superiore, che si chiama cinta. È unita da questo anello, chiamato anello di servizio. Se noi prendiamo l'imbrago dall'anello di servizio e diamo una piccola scossa, questo si andrà già a posizionare più o meno come ci serve. Dopodiché con una mano prenderemo la cinta e il cosciale, stessa cosa dall'altra parte, e l'andremo a indossare come se fossero dei pantaloni. Facendo attenzione a non girare i cosciali, cioè non andare a invertire il destro con il sinistro. Andiamo a stringere. I nuovi imbraghi tendenzialmente si stringono tirando la corda sulla destra. Posizioniamo qui nell'elastico per comodità. Così è il modo corretto di indossare l'imbrago. Quindi abbiamo i cosciali dritti, la cinta e l'anello di servizio che è verticale. Qual è un errore comune? Andare a mettere l'imbrago così. E nel mettere l'imbrago, oltre che essere più complicato, perché bisogna andare a centrare, si invertono o non si riesce proprio a inserire. Quindi bisogna rimettere, e facendo questo andremo a mettere l'imbrago in modo scorretto. Oltre a essere molto scomodo, non è assolutamente corretto, perché l'anello di servizio è tutto girato e lavora male. Oltretutto può essere un po' pericoloso, perché diventa molto più usurante sull'imbrago e comunque non ci assicura in modo corretto. Altro errore che può succedere è andarlo a indossare al contrario. Quando andremo a stringere ci accorgeremo che il portamateriali è rivolto verso l'alto, questo deve essere rivolto verso il basso. Qui in realtà l'anello di servizio è dritto, però i cosciali hanno una torsione, e soprattutto qui dietro l'elastico che supporta i cosciali è rivolto verso l'alto, quindi abbiamo messo la cinta al contrario. Quindi le attenzioni sono appunto di avere, oltre l'anello di servizio verticale, i cosciali dritti, che i portamateriali sono rivolti verso il basso. Andiamo a vedere come si fa il nodo 8, 8 in seguito. Viene consigliato di fare l'8 in seguito perché il bulino tende a sciogliersi, anche se è molto più pratico nella fase poi di slegatura, perché non va a strozzare come l'otto. L'otto diciamo che è un pochino più sicuro. Sicuramente in alpinismo si usa l'otto, ok? Non usate il bulino nel caso per fare vie lunghe, proprio perché, dato che state appesi molto tempo, non è consigliato. Potrebbe sciogliersi. Quindi fate l'otto. L'otto si fa così: si prende il capo con la mano destra, si fa scorrere la corda nella mano sinistra più o meno ad arrivare ad avere una bracciata. Quindi naturalmente ognuno ha una leva differente, quindi ci può essere chi ha un braccio più lungo e gli basta arrivare al petto, chi serve la spalla, chi un pochino di più. Poi trovate un pochino voi dove arrivare, quale misura prendere. Dopodiché faccio due giri con la mano sinistra, ok? Uno e due. A questo punto il capo che ho nella mano destra lo inserisco nell'occhiello che tengo nella mano sinistra, prendo la corda con la mano sinistra e faccio cadere il nodo. La caduta è un gesto semplice che però, sfruttando la forza di gravità, ci porta il nodo ad avere più o meno la lunghezza che ci serve.
che sarà sempre più o meno di un braccio. Allora, come abbiamo visto precedentemente, se noi facciamo il nodo fatto bene, verrà fuori un 8. Se dovesse venire fuori questo, un cerchio, non va bene, è un errore. In questo caso abbiamo fatto solo un giro con la mano sinistra e quindi non abbiamo completato l'8. A questo punto partiamo dal basso, lo facciamo entrare il capo nell'anello inferiore, scorre sul corpo parallelo all'anello di servizio ed esce nell'altro anello. Avvicino bene il nodo all'imbrago e incomincio a inseguire l'otto precedentemente fatto. Quindi vado proprio a copiare la stessa strada che ha fatto l'8. Vado sopra, sotto e concludo uscendo dalla parte dove arriva la corda. Vado a tirare un capo alla volta da tutti e quattro i capi, ok, anche quei due che sono verso l'imbrago, e poi stringo tutto. Una volta terminato, vado a controllare di avere almeno 4 dita. Questo diciamo che è un po' lo standard di sicurezza. Meno potrebbe andarsi a sciogliere e quindi non va bene. Troppo lungo, poi ve lo faremo vedere, non serve a niente. Non è che è sbagliato, ma è un intralcio all'arrampicata. Perché ci si può impigliare il ginocchio, si può incastrare nei rinvii, quindi dà solo fastidio. Stessa cosa, il nodo, cercate di farlo più o meno grande come l'anello di servizio, perché anche questo, se dovesse essere troppo grande, potrebbe in fase di caduta incastrarsi nel rinvio, quindi non andare più a tutire la caduta, facendo diventare una caduta molto più brusca. E invece, se mi vado a bloccare, il nodo potrebbe entrare nel rinvio. Comunque, adesso vi faremo vedere anche tutti questi errori. Uno degli errori che può succedere. Se io faccio il nodo, ok, troppo lungo, avrò poi troppa corda in avanzo. E quando avrò terminato il nodo, avrò il nodo molto lontano all'imbrago. Quali possono essere le cose pericolose? Se io sto scalando e sono in alto e cado, la mia corda può incastrarsi nella caduta nel rinvio, mandandomi a sbattere contro la parete, non avendo la dissipazione della corda, quindi non avendo una caduta dinamica, ma sarà una caduta statica. E andrò a sbattere rischiando di farmi male. L'altra difficoltà, quando andrò a chiedere al mio compagno di bloccarmi, io sarò bloccato e avrò circa 40 centimetri di corda invece di essere vicino alla presa che potenzialmente può servirmi, sarò lontano. E l'altro problema è che se il mio compagno mi blocca, il mio nodo può entrare dentro e quando vado a ripartire per scalare sarò bloccato dal nodo. Dovrò riscendere mentre sto scalando, andare a togliere il nodo dal rinvio, sprecare un sacco di energia e tempo per poi ripartire nella scalata. Quindi per questo il nodo più vicino possibile all'imbrago. Ok? Andiamo a vedere altri errori. Facciamo sempre il nodo e andiamo a fare il nodo solo in un anello, quello inferiore. Questo è sbagliato. Non tanto perché gli anelli non tengono, ma più che altro perché se io mi leggo sull'anello inferiore, nel momento in cui vado a cadere, avrò una torsione che potrebbe portarmi al ribaltamento, quindi andando a testa in giù. Stessa cosa. Se dovessi fare il nodo prendendo solo l'anello superiore,
A livello di sicurezza tiene più l'anello superiore che quello inferiore, però comunque non avrò una dissipazione corretta sull'imbrago della caduta. Stesso errore, non è pericoloso, ma comunque abbiamo lo stesso problema. Se io vado a legarmi sull'anello di servizio, la dissipazione sarà sull'anello di servizio e potrei andare a ribaltarmi e comunque non viene scaricata tutta la tensione, la caduta su tutto l'imbrago. Un errore che diciamo potrebbe anche non essere considerato errore, ma è solamente un errore di praticità. Se noi andiamo a fare il nodo nel modo scorretto, non seguiamo correttamente il nodo, ma andiamo a trozzare una corda sull'altra, il nodo è sicuro, terrà lo stesso anche in caso di caduta, ma sarà molto più faticoso andarlo a slegare perché una corda strozza sull'altra e non lavorano in parallelo, quindi sarà più difficile slegarlo. In questi casi, in questo specifico caso, basta prendere e ribaltare il nodo per farlo tornare tutto doppio e parallelo. Uno degli errori che può succedere. Se noi abbiamo la corda molto lunga, qual è il problema? Nessuno. Il nodo è fatto bene, terrà tutto quanto, però ci dà fastidio. Potremmo sbagliarci, andare a rimpiare con questa corda e trovare capire che poi è sbagliata e quindi dover rifare la manovra per andare a rinviare. Si può andare a ovviare un po' il problema facendo un nodo che tiene un po' la corda su, ma se vi ricordate il video di prima quando si era incastrato il nodo del rinvio, anche questo ci potrebbe dar fastidio. Se noi avessimo ancora più corda in disavanzo, potrebbe darci fastidio anche proprio durante la scalata, in quanto potrebbe impigliarsi in sporgenze della parete, su una presa se siamo in palestra, oppure impicciarci proprio con i piedi, con le ginocchia, in alcuni movimenti. Quindi, oltre ad essere una cosa puramente inutile, anche se io andassi a fare il nodo per tenerlo fermo e vicino alla corda, si potrebbe incastrare nel ginocchio e dar fastidio durante l'arrampicata. Quindi questo non è che sia un errore fatale o un errore pericoloso, ma è solamente un errore di scomodità, visto che durante l'arrampicata bisogna pensare a tante cose. Se riusciamo a togliere un pensiero e essere più comodi su una cosa che possiamo prevenire in partenza, bisogna solo che cercare di avere queste accortezze. Ultimamente nelle palestre si trova spesso la possibilità di poter scalare in top rope, quindi troverete delle corde già montate dall'alto. Se trovate una corda del genere e volete scalare, ma non sapete fare il nodo a 8, potete fare sempre un nodo a 8, però eseguito in questo modo, quindi prendo un pochino di corda e andrò a piegarla a metà, girare la corda e facendo una torsione faccio rientrare l'asola iniziale andando a creare un 8. Ok, questo 8 è come quell'altro che viene fatto prendendo entrambi le parti dell'imbrago, ma ci dà la possibilità di scalare con un moschettone. Attenzione, noi in questo momento non abbiamo un moschettone autobloccante tipo il Trilock, ok? E quindi facciamo il video con una ghiera a rondella normale. Questa non la utilizzate per scalare, perché potenzialmente,
con lo sfregare sulla parete la ghiera può andare ad aprirsi e quindi può diventare pericolosa perché si apre e non siete più assicurati. Qui mettiamo il moschettone corretto da utilizzare qui sotto perché questo non va bene, ok? Prima parlavamo dei due nodi, l'otto e il mulino. Adesso abbiamo visto tutte le modalità per fare l'otto e gli eventuali errori. Adesso vediamo velocemente come fare un bulino. Bulino ripassato. Solo il bulino non è consigliato perché è un nodo molto pratico, ma tende a slegarsi, come vi dicevo, quindi almeno bisogna avere l'accortezza di ripassarlo. In questo caso non andremo a eseguire nessun nodo in precedenza, ma partiremo direttamente con il capo, facendolo passare nell'anello inferiore. Sempre parallelo all'anello di servizio, uscirà dall'anello superiore. A questo punto andremo a fare un cerchio. Entreremo nel cerchio con un'asola. Dopodiché, dentro quest'asola passa il capo. Tiriamo vicino all'imbrago e andando a tirare la corda verrà fuori il bulino. Qual è la figata di questo nodo? Che io posso tirarlo quanto mi pare e in un attimo con una semplice leva si apre. Proprio per questo bisogna ripassarlo. Quindi andiamo a vedere come si ripassa. Lo tiro leggermente e faccio il percorso contrario. Anello superiore, anello inferiore e vado a rientrare nel nodo. Esco e vado a tornare sulla corda parallela a quella iniziale. Questo è un nodo che appunto, come dicevo prima, posso tirarlo quanto mi pare e in un attimo lo vado a slegare. Vi consigliamo sempre di seguire appunto un corso con un istruttore Fasi o con una guida alpina prima di mettere in pratica queste cose che vi abbiamo appena spiegato. Diciamo che il nostro obiettivo è essere un po' un promemoria. Faccio il corso, non ricordo bene come si fa una cosa, posso guardare il video per ripassarmelo anche a casa. Quindi mi raccomando, usate sempre la testa in montagna, in falesia o anche semplicemente in palestra. Se avete dei dubbi, delle perplessità, come si diceva a scuola, dubbi e perplessità, scrivetelo qui sotto. Grazie ancora, iscrivetevi anche al nostro canale per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Ciao!